Toccatele. A me farlo potrebbe aver salvato la vita. Ho avuto un carcinoma mammario ormonoresponsivo. Il 14 febbraio del 2018 stavo facendo un bagno con mio figlio e durante una delle mie solite autopalpazioni, perché io le faccio molto spesso, ho sentito a un certo punto nel mio seno sinistro un piccolo chicco di caffè e da lì è stata davvero una doccia gelata. Come si fa l'autopalpazione? Non è difficile. Ti devi mettere davanti allo specchio, alzare le braccia, poi le devi allargare e poi le devi far scendere. E in queste tre posizioni ti devi guardare molto molto attentamente. C'è qualcosa che è variato? Qualcosa è diverso? Prova a fare attenzione a questi piccoli particolari. Dopodiché potresti stenderti sul letto, rilassarti, alzare il braccio del seno che vuoi palpare e iniziare a fare i movimenti. I movimenti in genere sono dei movimenti circolari che vanno dall'esterno verso l'interno e una volta che sei anche sul capezzolo vanno tutti intorno al capezzolo e bisogna lavorare per cercare di vedere se si sente qualcosa di diverso dal solito. Dopo aver scoperto questo mio chicco di caffè, ho fatto un tot di esami che mi hanno portato alla mastectomia totale della mammella sinistra. Quando sono entrata per fare la mastectomia in sala operatoria avevo paura da una parte, ma dall'altra invece volevo proprio correre, buttarmi sul lettino e dire dai, fate tutto, dai, togliete, insomma, non voglio più niente. Quella cosa non deve più essere dentro il mio corpo. È stato stranissimo la prima volta toccarmi il seno e sentirlo freddo. È una cosa che non dice nessuno, lo so, è una cosa un po' strana, ma la protesi ovviamente non si riscalda, la protesi è fredda, quindi quando fa freddo io ho il seno freddo. Per fortuna mi è stato salvato il capezzolo, decisamente importante per una donna. Lo scoprire di avere un cancro a 33 anni è stato davvero difficile, oltretutto il mio figlio era piccolino, aveva 2 anni e non sapevo bene come spiegarglielo. Addosso mi sono rimaste delle cicatrici che mi fanno sentire più viva che mai, devo dire la verità, ma i segni più importanti secondo me sono stati quelli che mi sono rimasti dentro. Insomma, tutti gli esami che dovevo fare erano tantissimi e di alcuni non ne sapevo neanche il nome, ad esempio la PET. Per me PET è in inglese animaletto, non è di certo un esame strumentale super importante per vedere la stadiazione di un cancro. Quindi ho detto, sicuramente se io sono in questa situazione, tantissime altre donne saranno nella mia stessa identica situazione. L'autopalpazione è molto importante perché la puoi fare direttamente tu. Ti devi mettere davanti allo specchio, ti devi guardare, come ti avevo detto prima, ti devi conoscere. In genere l'autopalpazione si fa una volta al mese? Non è difficile da fare, eh? Ti devi solo impegnare un attimino per imparare, ma poi vedrai che ce la farai. Ciao, sono Jessica Resteghini, ho 36 anni, sono un'attrice e ho avuto il cancro. E quindi perché ti sto dicendo questo? Perché voglio farti capire quanto sia utile la prevenzione che può portare a una diagnosi precoce. Quindi, toccatele!